ci sono state delle sfide importanti soprattutto ci siamo concentrati molto sul, sulla pandemia il covid ha determinato delle scelte organizzative importanti per questa as e eh, comunque siamo riusciti eh, come possiamo dire a gestire eh, tutta la, la, la gravità del, della, della pandemia in maniera egregia, grazie anche allo sforzo dei nostri operatori, grazie alla sinergia, al lavoro di squadra che c'è stato in questa azienda che è determinante e su cui noi mettiamo le fondamenta per eh, lavorare anche nel futuro. Un'altra importante eh, eh, attività che abbiamo messo in campo è quella del ripensamento completo della gestione territoriale. Eh, la pandemia ci ha insegnato tanto su come andare eh, come intervenire sulla gestione sanitaria e territorio e noi si, siamo riusciti grazie eh, a, alla, alla volontà di tutti i, nostri, i miei collaboratori a mettere in campo delle azioni eh, ben focalizzate su questo. In primis eh, l'apertura la, de, delle USCA nel, nei vari eh, distretti provinciali e eh, soprattutto il progetto Agicot che abbiamo messo in campo con il Ministero e eh, con la Regione Abruzzo per la presa in carico del paziente eh, ospedaliero. Quindi ecco dopodiché, eh, va, mh, dobbiamo dire che nonostante la pandemia, nonostante l'energetico, la guerra eh, e altre eh, situazioni che abbiamo dovuto sanare, siamo rius riusciti a tenere eh, a rendere il bilancio sostenibile. E anche, questo dobbiamo ringraziare anche la Regione Abruzzo che ha incrementato il finanziamento del fondo sanitario. Un altro, tutte le attività che abbiamo messo in campo per quanto concerne l'aggiornamento del parco tecnologico. Abbiamo dotato l'ospedale di una nuova PET, di una risonanza Tesla, stiamo dotando tutti gli ospedali di, di nuove attrezzature importanti, TAC, risonanze. E ecco, la sfida più grande è quella delle liste d'attesa, che è un problema annoso, un problema che coinvolge tutta la nazione, non è solo un problema nostro, cioè è, è ovvio, però noi dobbiamo pensare a noi stessi, su questo fronte io metterò la faccia. Adesso faremo un gruppo di lavoro dedicato a questo eh, per far sì che il disagio del cittadino sia eh, a, sul cittadino, il minor, minor, abbia un peso minore. Cioè, non dobbiamo far sentire il disagio al cittadino della lista d'attesa di andare a prenotare una visita e eh, gli viene data una data da un anno. È assurdo e vergognoso. Per io, lo dico io per prima, e quindi bisogna fare in modo che questo non accada. E soprattutto, ecco, dopo c'è la sfida del nuovo ospedale, su cui stiamo lavorando in stretta sinergia con la Regione, per, affinché a breve si abbiano dei frutti.